Comunque, ragazzi, siete dei dilettanti, perché mio fratello a 12 anni ha preso la Ford di mio padre e se n'è andato proprio a fare un giro. Al posto di blocco sono dovuti intervenire con l'elicottero per fermarlo. Come quei programmi televisivi americani dove c'è l'inseguimento. O.J. Simpson. Nel 95 sono scappata di casa per andare fuori dal Pala Automatica a sentire i Take That a Roma. Per i concerti si faceva, sai cosa? Avevo 13 anni, ho preso il pullman con una mia amica, il cellulare non c'era, quindi poi a un certo punto ho chiamato mia mamma dalla cabina alle 9 di sera, io ho detto vienimi a prendere, non vi dico le conseguenze. Beh, insomma, poi lì i genitori... Vabbè, però intanto te lo ricordi. Però ti sei fatta al concerto. A 14 anni ho raccontato a mia madre che andavo in vacanza con il mio fidanzato e i suoi genitori, e invece siamo andati da soli, noi due abbiamo dormito in spiaggia. A che età? Non c'è scritto l'età. No, 14, scusami, 14 anni. Vabbè, dai 14 alla fuitina, quella lì siciliana. Avranno fatto l'amore a 14 anni? Beh, sono dormito in spiaggia. Beh, non lo so, io a 14 non avevo fatto ancora. Ma non avevo dubbi. No, io mi sa 15, sì, 15, 16. Maurizio l'anno scorso, lo sai? La prima sigaretta e la prima... Hai fatto l'amore? Allora, sentiamo. Vari messaggi. Io appena 18enne con altri due miei amici con una Fiat Panda New Dance, dicendo a mia madre che ero andato a Messina per questioni, per iscrizione all'università, siamo andati a vedere Milan Genoa a San Siro. E a San Siro! Non tifo neanche Milan. Ciao! Fatica. Ammazza dalla Sicilia col pandino fino a Milano, vedere il Milano, sei neanche milanista. Beh, ma che figata, no, però. Più bella era che andavi e rubavi le sigarette ai tuoi genitori, poi andavi fuori, fumavi e prendevi la foglina della salvia e te la strusciavi sui dentini e tutta nella bocca, perché pensavi che quella togliesse l'odore di fumo, ma non era così. Molti di voi ci hanno scritto che andavano a fumare con gli amici le sigarette togliendosi la maglietta per non avere l'odore addosso. Sì, poi aiutare, ma è dalla bocca che esce i capelli, la roba. Io comunque sulle sigarette fumate di nascosto potremmo fare una trasmissione. Io mi ricordo che rubavo le MS di mio nonno. Minchia. Ed era sempre una tragedia quando le fumavo. Poi quando rubavo le nazionali 80 senza filtro di mia nonna. Mamma mia. Ma che nonni, però il nonno. I viaggi, Fabio. Ciao a tutti, buona giornata da Giorgio. Uno ancora più hardcore, aspetta. Ciao Fabio. La prima sigaretta a 7 anni con mia sorella, che ne aveva 10, era lei che le rubava a papà dei Marlboro Rosse. Erano gli anni 90, i grandi Marlboro Rosse. Ciao a tutti. Ciao. A 7 anni Marlboro Rosse. Sai che io ti dico che la Marlboro Rossa mi dava la testa anche quando io fumavo le sigarette. Quando però scusate, una sigaretta, la Marlboro Rossa io la sentivo in testa, proprio il chiodo qua in mezzo alla testa, come il popper. Non so se avete mai... Avete mai usato il popper? Ma possiamo aprire tutto un capitolo, secondo me. A voglia. Poi qui c'è tutta una generazione di autotatuati con la china. Con la china, quello che ho detto, con l'acqua si facevano, che però sembravi subito un tossico dopo un secondo. Certo. Buongiorno ragazzi, anche io ho fatto la mia marachella. A 14 anni mi sono fatta il tatuaggio, quello con i buchini, con la china e l'aghetto, come avevo visto nel film Noi ragazzi dello zoo di Berlino, con le mie amichette. È andato tutto bene, ho tenuto sopra al tatuaggio l'orologio finché non ho compiuto 18 anni e nessuno se n'è accorto. Ciao. Ma non se n'è accorto nessuno. Bello. Come dico sempre, tipo arrivava mia sorella la domenica col foulard a tavola, perché c'era il succhiotto sul collo. Non petita, si capisce subito. Come mai col foulard? Mi sei elegante oggi. Va bene, a proposito di ribellione, ovviamente quelle sono le piccole ribellioni che uno fa perché sente che è un'ingiustizia. Dice, ma perché non posso andare oltre il Bar Crystal? Ma perché non mi posso provare l'emozione da una sigaretta a 7 anni? Quella cosa poi, se rimane viva dentro di voi, a volte crea danni, a volte invece vi libera da un destino segnato da qualcun altro. Invece di stare fermi sui banchi dell'università e dire bravo, bravo, eccetera, e poi è finito lì, o anche sui banchi se vuole del liceo, ma insomma, se avete qualche cosa da fare, fate delle cose, andate sulle piazze, gridate, che fate? Siete giovani, siete tanti, state tutti quanti sempre seduti a casa e non vi si vede mai. Che fanno questi giovani? Dove sta? Far capire che esiste qualche cosa che è al di là dell'applauso e basta, e mettersi siamo d'accordo ed è finito. Non basta dire questo, bisogna anche giocarsi in qualche maniera, giocare e poi cercare anche
della gente che la pensa come te, sentire, discutere che colpa abbiamo noi di questa sporca società, ci contentiamo così. Invece la colpa ce l'avete. Invece la colpa ce l'avete. I giovani soprattutto non devono limitarsi a protestare. Protestare ma scendere, muoversi e spingere, anche usare la nostra forza giovanile, la vostra, perché io non ce l'ho. La vostra forza giovanile per sovvertire le cose come stanno andando.